Salve, di base sono Mauro Simonetti e benvenuti in un nuovo format. Il nome ancora provvisorio di questo format è Solo cose belle e quello che voglio fare è proprio consigliarvi cose belle, quindi film, serie TV, libri, album, ma anche spettacoli teatrali, qualsiasi cosa che possa avermi lasciato un'impressione nel corso di questo mese, consigliarvelo e sperando che magari possa interessare anche a voi. Quindi ecco, non sono cose necessariamente uscite questo mese, ma sono cose che ho recuperato nel corso di questo mese. Questa cosa, in un certo senso, possiamo dire, è sempre stato l'obiettivo di questo canale, cioè un po' il poter, ecco, dare le mie opinioni su qualcosa, sperando di farlo in maniera interessante, ma anche consigliarvi qualcosa di nuovo che potreste non conoscere e aprire un po' gli orizzonti, sperando che voi riusciate a farlo anche con me nei commenti. Infatti, rilancio questa cosa a voi. Se volete consigliarmi qualcosa, questa sezione di commenti che è qui sotto, e questo gesto è molto brutto per descriverlo, questa casa è sempre libera. Il film con cui vorrei iniziare questo episodio di questo format è Marcel the Shell, film d'animazione uscito quest'anno tra l'altro in Italia, candidato agli Oscar come miglior film d'animazione. Parla di Marcel, appunto una conchiglia che vive in una casa con sua nonna, e il film è una sorta di mockumentary sulla loro vita quotidiana, ovvero loro come sopravvivono, come mangiano, come si intrattengono, e quindi vedere tutti i loro piccoli stratagemmi usando oggetti comuni per creare come marchingegni per potersi spostare, per poter spostare cose, magari per poter coltivare, eccetera, eccetera. È un film che ho trovato veramente, veramente molto, molto, molto bello. È un film che ti scalda il cuore, è simpatico, è divertente, e tratta anche tematiche abbastanza forti come la solitudine, il senso della vita. Infatti è un film che dovrebbe essere teoricamente per bambini, ma io non so un bambino quanto posso riuscire a capire determinate cose. Cioè, il film è simpatico e divertente vedere questo personaggino come costruisce tutte queste cose per andare avanti. Però ecco, c'è un fondo sotto di wholesome, come direbbero i giovani di oggi, che è la cosa che davvero alla fine del film ti lascia un impatto e ci ripensi per giorni e giorni. Almeno per me è stato così. Tra l'altro, ecco, è strano che sia candidato come film d'animazione e che sia considerato come film d'animazione, perché è vero, il personaggio è creato in stop motion, però le riprese sono tutte dal vivo, cioè sono tutte riprese di questa casa vera su cui il personaggio è sovraimposto. Il che è strano pensando ad esempio a un film come Avatar, che invece dagli Oscar è considerato come film normale, mentre tecnicamente c'è più CGI lì che in questo caso, quindi. Passando agli album, invece, il primo di cui vorrei parlarvi oggi è Metamorphose di Bai Chu, che è bello. Diciamo, è inutile che io faccia questa premessa per ognuno dei titoli che sto per dire, perché sono tutti belli. Il nome del format abbiamo capito. Il genere di quest'album, da Rate Your Music, che tra l'altro dopo ho scoperto quest'album stesso, viene identificato come Hardcore Breaks, Drum and Bass, Breakcore e Acid Breaks. Acid Breaks è proprio il termine che mi interessava. E questo a parole, la musica suona più o meno così. Quindi questo dipende un sacco dal tipo di musica che piace a voi. Però ecco, se vi piace questa musica elettronica molto frenetica, molto imprevedibile, con questa estetica anche quasi molto PS1, a partire dalla copertina dell'album che è tutto molto vaporwave, ecco, se vi piace tutto questo, Metamorphose può fare per voi. Poi, ecco, a un certo punto c'è un campionamento della colonna sonora di Loco Roco, che è una cosa molto importante. Per alcuni potrebbe essere la cosa più importante di tutte, essenziale, il motivo vero per comprare quest'album. Ah, che tra l'altro è su Bandcamp gratis da scaricare, ma è anche su Spotify in realtà. E questo, quindi, Metamorphose di Bai Chu, molto bello. L'ho ascoltato così, cosa divertente da dirvi, lo ascoltavo al lavoro mentre lavoravo. Quindi voi ascoltate questa cosa, immaginate un cristiano che lavora in un ufficio, quindi immaginate proprio mentalmente come potevo essere in quel momento. Le tre canzoni in particolare che vi consiglio sono queste qua, non so se sto indicando bene, no, queste qua, se volete darci un ascolto. Un altro album è Desire I Wanna Turn Into You di Caroline Polachek, che io non conoscevo, ma a quanto pare già è in giro da un po' di tempo. Ho conosciuto quest'album attraverso Pitchfork, che è un sito di recensioni musicali. Mi ha attirato non solo il fatto che fosse stato ben recensito con un voto abbastanza alto, ma anche e soprattutto la cover che mi ha
subito catturato, quindi ho deciso di dargli un ascolto. Quindi voi vi state dicendo: Mauro, quindi tu dici che la copertina fa il libro? Certo, certo. Quest'album è definibile come art pop e alternative pop, ma in realtà sono dei termini ombrello che comprendono un'enorme quantità di generi. È un album pop fondamentalmente, ma all'interno di cui possiamo trovare degli stralci di chitarre latineggianti. Musica elettronica tendente verso il jungle. O addirittura anche un po' di progressive rock. Io non conoscevo questa Caroline Polachek, ma l'impressione che ho avuto da questo album è di una che non è qui per cazzeggiare fondamentalmente, ma anzi vuole fare la cosa più massimale, più concentrata, più densa possibile e farlo molto molto bene. Queste sono le tracce che vi consiglio. Ho indicato bene stavolta? Ho indicato bene stavolta. Parlando di serie TV, invece ho due consigli per oggi. Un primo assolutamente ovvio, un secondo magari meno ovvio. Quello uber ovvio è The Last of Us. The Last of Us è la serie del momento, praticamente probabilmente la serie dell'anno, almeno per quanto riguarda la portata del suo evento. Sappiamo che cos'è, è la serie tratta dal videogioco The Last of Us, su questo mondo post-apocalittico in cui questo uomo e questa ragazzina viaggiano per fare una cosa. Qualsiasi cosa possa dirvi potrebbe essere spoiler, anche se il gioco è tipo di 10 anni fa probabilmente, però ve lo lascio scoprire. Vorrei fare un video in particolare su The Last of Us, quindi non mi espongo troppo, anche perché non è ancora finita. Però, onestamente, io avevo pochi dubbi che questa serie sarebbe stata bella, perché il gioco ha una storia che segue dei beat precisi, che funzionano già così bene di per sé, che secondo me era proprio impossibile fare una serie brutta. E anche se l'avessero fatta, cioè, anche se avessero semplicemente copiato il gioco con zero sensibilità artistica, sarebbe stato comunque un buon prodotto. Invece la sensibilità artistica c'è, ci sono molte cose aggiunte o modificate rispetto al gioco, scelte che magari posso aver trovato più o meno condivisibili, ma c'era sempre un pensiero dietro, era sempre un qualcuno che diceva: ok, voglio raccontare questa cosa, ma magari in un altro modo, e anche sorprendere quindi spettatori che magari potrebbero già conoscere perfettamente il gioco, e questo è un atteggiamento che io rispetterò sempre. Quindi, molto molto consigliato. E vedremo come va a finire. L'ultima serie di cui vorrei parlarvi oggi, che negli anni credo sia diventata una delle mie serie preferite, e che è finita proprio recentemente con la quarta stagione, è Atlanta. In Italia Atlanta ha avuto un impatto praticamente zero, sia dal punto di vista di pubblico che di critica, ma io credo che ne valga davvero la pena. Prima di tutto, questa serie chi l'ha fatta? Il regista di molti degli episodi di questa serie, scrittore di molti degli episodi, showrunner dell'intera serie e attore protagonista è Donald Glover, personaggio che potreste conoscere come un giovane Lando Calrissian nel film di Star Wars dedicato a Han Solo, oppure ha fatto anche una comparsata in The Martian, film che piace molto a mia mamma mi piace un sacco The Martian. Potreste conoscerlo come Troy in Community. My emotions! My emotions! O anche per il suo progetto musicale chiamato Childish Gambino, con canzoni come ad esempio This is America, This is America. Don't catch you slipping, no. 3005 o Redbone. Quindi capite che è un personaggio dai molti talenti. Di che cosa parla questa serie? In realtà anche la premessa della trama non descrive propriamente tutto quello che questa serie ha da dire, ma la raccontiamo comunque. Earn è un ragazzo afroamericano abbastanza squattrinato, scopre che suo cugino, un rapper Paperboy, sta diventando famosino e quindi vuole cercare di cavalcare questa cosa diventando suo manager per cercare di fare fortuna insieme. Questa è la partenza, ma in realtà la serie parla di tantissime cose, non solo musica rap e il ruolo della musica rap nella cultura americana, ma anche il razzismo in America, cosa vuol dire essere neri e cosa vuol dire essere bianchi. Tutto questo però con una prospettiva molto molto particolare. Questa serie infatti è grottesca, comica, anche drammatica, anche ci sono delle puntate horror abbastanza forti da questo punto di vista. Quindi ecco, è il tipo di serie per cui ogni puntata tu non hai mai idea di cosa stia per succedere, anche perché ogni puntata finisce per essere bene o male un'avventura contenuta che riguarda, ecco, questi stessi personaggi in diversi contesti che poi si evolvono nel tempo. Ora vi dico soltanto questo, che forse potrebbe essere l'unica ragione per cui guarderete questo show. Nella quarta stagione c'è una puntata dove non so neanche come spiegarlo. Questa puntata è un mockumentary su
come è stato realizzato In Viaggio con Pippo. In Viaggio con Pippo, il film della Disney. Questa puntata racconta il making of di questo film, però immaginando un contesto in cui a realizzarlo è stato un CEO di colore della Disney, che non è mai esistito, però appunto si crea questo enorme contesto per cui si reinterpreta In Viaggio con Pippo come un film di forte propaganda afroamericana che lui, questo regista, voleva fare e che invece la casta, diciamo, non gli ha permesso di fare. Quindi si ricontestualizza In Viaggio con Pippo, ripeto, In Viaggio con Pippo, come se fosse una parte fondamentale dell'intera storia afroamericana degli anni 90. Questa serie è presente su Disney Plus attualmente e veramente non so come altro consigliarvela. È una serie divertente, una serie intelligente, una serie imprevedibile. Ogni puntata sei lì e dici: fammi vedere che cazzo si sono inventati questi qui stavolta. E ogni puntata funziona. Per carità, diciamo, ci sono delle puntate che magari possono convincere un po' meno, ma anche quelle che convincono un po' meno, comunque tu dici: cazzo, ci hanno provato a fare una roba che non esisteva fino a questo momento. Vi dico soltanto che Donald Glover stesso l'ha definito una Twin Peaks per rapper. Quindi se volevate avere una definizione di questa cosa. E quindi questo, forse un giorno ci farò un video su questa serie, probabilmente. Farò tipo analisi di un'ora e mezza che guarderemo in 5 persone, ma ne varrà la pena. Con questo quindi voglio chiudere questa puntata di questa rubrica. Spero che almeno una di queste cose possa avervi interessato, intrigato. Lasciate un like a questo video, lasciate un'iscrizione a questo video. Qui a fianco un altro video che potrebbe interessarvi, potrebbe molto molto interessarvi, tantissimo. E niente, io sono Mauro Simonetti, questo è Mauro Simonetti.